Il paradiso, spoiler al 27 gennaio, Vito Maria, passione tra Adelaide e Barbieri. Prosegue su Rai 1 l'altro appuntamento con la serie TV italiana Il paradiso delle signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio, Ludovica e Guarnieri noteranno con una certa gelosia l'affinità che si è creata tra Marcello e Adelaide. Inoltre Conti sarà deciso nel tenere distante Matilde, mentre Vito sarà deciso a raccontare a Maria il motivo per cui si trova a Milano. Nella puntata del Paradiso delle Signore di lunedì 23 gennaio, Maria e Vito saranno felici insieme, anche se non sono riusciti ancora a baciarsi. Di diverso umore sarà che Clara lascerà la gara ciclistica, in quanto non ne potrà più delle intromissioni di Don Saverio. Intanto Marcello riferirà ad Adelaide di voler portare avanti un progetto imprenditoriale. Inoltre Guarnieri penserà che dietro la vendita di Palazzo Andreani c'è una motivazione ben precisa. Ludovica invece esorterà Flora a fare una festa di fidanzamento con i loro rispettivi compagni. Ravasi comunicherà la proposta a Umberto, il quale però sembrerà perplesso. Nell'episodio di martedì 24 gennaio, Irene cercherà di aiutare Vito e Maria ad avere un momento di intimità. Nel frattempo Armando inciterà la mantia a concretizzare il suo interesse per la ragazza. In tutto questo Flora cercherà di convincere Umberto a festeggiare il fidanzamento insieme a Ferdinando e Ludovica, mentre Carlo sarà propenso a sedurre Gemma. Tra le altre cose Guarnieri apprenderà qualcosa di strano sul conto di Barbieri. Quest'ultimo sarà sempre più vicino alla contessa. Secondo le anticipazioni TV di mercoledì 25 gennaio, Armando e Salvatore celebreranno con Adelaide e Marcello la vendita di Palazzo Andreani. Maria e Vito si baceranno, ma l'uomo avrà paura di confessare la persona che è veramente. Intanto Tancredi collaborerà alla copertina del Paradiso Market, così da poter trascorrere tanto tempo con Matilde. Inoltre Irene inviterà Alfredo a non importunare Clara, ma Boscolo non sarà contenta dell'intrusione. Umberto invece cambierà opinione e acconsentirà al fidanzamento a quattro con la Brancia e Torrebruna. Nella puntata di giovedì 26 gennaio, Maria suggerirà a Irene di scusarsi con Clara per essersi intromessa nelle vicende sue e di Alfredo. Nel frattempo la mantia confesserà a Perico chi è veramente. In tutto questo Adelaide apprenderà del fidanzamento tra Guarnieri e Ravasi. Barbieri allora le chiederà di partire insieme. Proprio Umberto festeggerà l'acquisto di Palazzo Andreani, avvenuto grazie all'aiuto di Tancredi. In base agli spoiler di venerdì 27 gennaio, Conti non vorrà più soffrire e cercherà di tenere distante Matilde. Intanto Gemma andrà insieme a Carlos al fidanzamento ufficiale del Guarnieri, ma la vista di Marco la turberà. Pure la contessa e Marcello parteciperanno. Guarnieri e la Brancia noteranno con irritazione l'affinità che si è creata tra i loro ex compagni. Questi ultimi infatti hanno ormai raggiunto un rapporto talmente intimo che la conseguenza sarà lo scoppio della passione. Infine Vito sarà propenso a raccontare a Maria il motivo per cui è a Milano. Că bai plai vând nici un curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus poți să sari sus, sus, sus.